Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi è un nuovissimo video a tema assaggi. Oggi tra l'altro anche inquadratura un po' diversa, ma c'è talmente una bellissima giornata che non mi andava di utilizzare le ring light, quindi mi sono spostata da questo lato così ho la luce puntata. Ma a parte ciò, prima di incominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanella se ancora non l'avete fatto, per ricevere una bella notifica ogni volta che esce un nuovo video, che vi ricordo esce ogni martedì e ogni venerdì alle ore 14:30. E vi ricordo anche, se vi va, di seguirmi sugli altri miei due canali social, ovvero Instagram e TikTok. Vi lascio i riferimenti qui e i link diretti giù nell'info box per restare sempre aggiornati su quello che faccio. Oggi è un nuovissimo video assaggi novità. Ho visto altre novità, le ho trovate tutte tranne una, uno yogurt, però se lo troverò lo vedrete magari in una prossima puntata. È piccola premessa prima di iniziare, ho una novità che è un pasto, quindi ovviamente non lo mangerò adesso anche perché sono le 3:30 di domenica, io ho appena fatto un bel pranzo domenicale quindi neanche ho fame, però o lo facevo oggi questo video o oggi, quindi niente, comunque questi qui è una novità in casa Teneroni, io amavo i Teneroni da piccola, quindi quando ho visto questa novità ero stracuriosa di provarle. Questi qui sono dei tortini di patate con il prosciutto cotto e il grana, però come potete vedere sono due porzioni, cioè sono proprio due bei tortini, quindi ora non so se lo farò stasera a cena e quindi vi aggiungerò poi una clip, o se no, lo farò stasera a cena, vi aggiungo la clip ora. Se invece mi state continuando a vedere perché non l'ho fatto per cena e quindi lo proveremo insieme in uno dei prossimi vlog, tanto ultimamente sto facendo molti vlog, la scadenza qui è al 13 aprile, quindi magari verso fine mese potrei fare un vlog e assaggiarli lì. Comunque, o qui o in un vlog lo assaggeremo. E direi di partire da uno yogurt, perché uno yogurt nuovo l'ho trovato ed è questo qui di Nesquik. Non avevo mai visto lo yogurt di Nesquik. Questo qui si chiama Nesquik, dillo ancora una volta, Nesquik Choc Balls, yogurt a gusto fior di latte, più ci sono appunto le palline, yogurt bianco zuccherato e palline di cereali ricoperte di cioccolato al latte. Ok, vado a provare come prima cosa perché poi ho anche una bevanda da provare e non vorrei fare un mix nello stomaco. Non lo andrò neanche a mangiare tutto ovviamente. Innanzitutto pulisco la carta e provo lo yogurt. È yogurt bianco ma buono ovviamente perché sarebbe per i bambini credo. Di solito gli yogurt bianchi sono un po' amari. Invece questo devo dire che è molto buono, così comunque dentro è fatto così, molto semplice, con le palline. Non vado a pucciare tutte le palline perché sennò magari andare a stasera poi che lo mangio si ammollano. Quindi semplicemente vado a prenderne alcune con un po' di yogurt e andiamo ad assaggiare. Ci sta. Le palline sono molto simili a quelle Müller. Sono credo dei wafer ricoperti di cioccolato. Nulla di che, però è buono. Io gli darei un 7 perché non mi ricorda Nesquik per niente, cioè se io mangiassi questo yogurt a occhi chiusi non mi ricorda Nesquik, mi ricorda la Müller, ce lo potrei scambiare benissimo con uno yogurt Müller, quindi 7 perché è buono, lo mangerò sicuramente, però insomma niente di che. Continuiamo, oggi tutta roba dolce a parte la bevanda. La bevanda è considerata dolce o salata? Boh, vabbè, credo nessuna delle due. Comunque passerei a un cioccolato, questo qui l'ho trovato al cinema, sono andata a vedere Creed 3, tra l'altro se non avete visto, se avete visto i primi due andate a vedere, bellissimo. E la tizia quando abbiamo preso il menù ci dice, volete provare la nuova barretta degli M&M's? Nuovo? Dammelo, dammelo assolutamente, infatti c'è scritto new, una barretta degli M&M's, quelli gialli, quindi quella all'arachidi, secondo me è semplicemente le tavolette che avevamo provato in uno scorso video assaggi novità, ma versione barretta appunto. Non credo sia nulla di diverso, però non ve lo saprò confermare all'esattezza perché è un bel po' passato un bel po' di tempo da quando ho assaggiato quella tavoletta. Comunque all'interno è fatto così, proprio quadratini di cioccolato. Non mi ricordo se avevo assaggiato nello specifico la barretta gialla e se sì, non mi ricordo assolutamente preciso il sapore. Però cavoli, sembra di mangiare proprio le M&M's, molto più cioccolatoso. Ovviamente perché qui c'è più cioccolato, però il sapore è ricreato da Dio, buonissima. Io non sono una fan degli M&M's gialli, preferisco quelli azzurri o quelli marroni. Buonissima, 8 e mezzo. Questa qui se te la mangi tutta, ciao. Ecco, non è una barretta che mangerei così tutta al cinema, un quadratino col caffè dopo pranzo ci sta, molto molto buona. Ok, continuiamo, ho 3 nuovi biscotti e direi di partire con uno, quello dal gusto un po' più delicato. Doria ci sempre gioie e novità, non so quanti biscotti nuovi all'anno lancia, comunque questi sono della linea semplicissimi malto con farina integrale,
Abbiamo già provato qualcosa di simile, spero non questi nello specifico. Comunque, all'interno c'è solo farina integrale, zucchero, olio di girasole, uova fresche, lievito, sale, estratto d'oliva e malto. Ricchi di fibre. Questi secondo me sono molto buoni a merenda, colazione, da pucciare nel tè. Il profumo è buono. Ma io dirò, sono gustosini alla fine. Io, grande fan anche dei biscotti secchi, non per forza pucciati. Sapete che il sapore è buonissimo? Molto semplice, cioè non saprei descrivervi, cioè biscotto integrale, punto. Però secondo me il malto gli dà qualcosa in più. Veramente ottimi. 7,5 perché adesso non è che... Però, buonissimi. Se li trovate per colazione merenda, dategli una chance. Dopo torniamo agli altri gusti di biscotti, ma prima anche qui abbiamo due gusti delle nuove barrette Kellogg's Extra. Io amo queste barrette, compravo quelle dei cereali X, fitness, di tutto. In realtà è una cosa che ho smesso poi di comprare. Queste sono nuove al cacao e crema di nocciole. Con crema di nocciole anche c'è scritto. Ok, arachidi, mandorle, nocciole più crema di nocciole. Queste qui. Comunque all'interno mi sa che ce ne sono poche. Ah wow, ce ne sono tre. Però sono abbastanza grandicelle. Ah, però sopra c'è il cioccolato. Sopra la vista è carina, sotto... Madonna, mi ha dato il sesamo diretto giù. Ah. Allora, è particolare perché alterna masticate buone e masticate meno buone. Sopra, dove c'è, credo sia la crema di nocciola a questo punto, non il cioccolato, è buonina. Ma sotto tutta sta frutta secca, molliccia. No. 6, non le ricomprerei. Ci sono barrette Kellogg's più buone. Ovviamente ora che ce l'ho le mangio, non è quella cosa che dico proprio non riesco a finirle. Però non le ricomprerei. Anche qui, dopo proviamo un altro gusto per vedere se è più buonino. Ma prima torniamo ad Oria, i semplicissimi. Questi qui, miele e farina di riso. Questi mi ispirano ancora di più. All'interno abbiamo farina e amido di frumento, zucchero, olio di girasole, uova, lievito, sale, estratto di oliva, miele e riso. E la forma del biscotto è uguale. Sì, ma ha un disegnino diverso, questo ha la petta, stracarino. Vi dirò, questi sono più gustosi perché c'è il miele che rende tutto un po' più dolcino. Però forse preferisco gli altri per il fatto della farina, perché qui forse non mi fa impazzire la farina di riso. Invece di quella farina integrale preferisco. Se avessero fatto farina integrale e miele, non mi sarebbe stato il top. Così... Agli altri quanto gli ho dato? 7,5? Quasi 7. Ma i Doria semplicissimi non sono ancora finiti, ma prima assaggiamo l'altra barretta, come vi dicevo stessa linea, però questa ha gusto crema di mandorle, solo crema di mandorle, quella lì aveva anche il cacao, arachidi, mandorle più crema di mandorle. Spero sappia di mandorle, perché a me le mandorle piacciono, però il sapore tipo della pasta di mandorle così no, perché è tipo di amaretto, e speriamo che questo non sappia di pasta di mandorle, ma di solo mandorle, perché se no non ce la faccio a mandarlo giù. Anche questa da sopra molto invitante e carina, sotto... Oh, ma raga, quando masticate la parte sotto si è proprio di terriccio, non lo so. No, non sta di amaretto, non fa di niente, sa solo di grano, no. Questo... era un po' più buonina, ma questa no raga, sa di semi, cioè sa di... l'altra ho tagliato 6, questa 5, no non è buona, sicuramente a mia mamma piacerà. Passiamo agli ultimi Doria semplicissimi, e questi qui ho tenuto credo i migliori alla fine, cioccolato con farina di cereali. Qui dentro abbiamo farina e crusca di frumento, zucchero, olio, uova, lievito, sale, estratto di malto, estratto di oliva, cioccolato e cereali, ricchi di fibre anche loro. Quindi se avete problemi di stitichezza, Doria. Allora, qui vediamo che disegno c'è. Cos'è? Un cereale? Andiamo a spezzarlo. Il profumo è cioccolatoso. Buoni. Biscotti cioccolatosi. Però un po' più leggerini, cioè si sente che non è un abbraccio o comunque quelli batticuori, quelli pieni di cioccolato, di burro, di panna, di latte. Leggerino, però sempre con quel tocco di cioccolato che ci sta sempre. Quindi, cosa abbiamo fatto? I meno questi col 7, 7,5,
Allora diamo 8, anche se vabbè, un biscotto così a colazione non è da 8, però se devo fare una classifica, questa è. Beviamo alla fine, l'ho tenuta lontana dallo yogurt per non vomitare in diretta. Ho trovato la Coca-Cola in collaborazione con Rosalia. Cosa di speciale? Allora, io all'inizio pensavo fosse una classica Coca-Cola, che avevano rifatto il packaging, ogni tanto lo fanno per delle collab. È proprio, ha un gusto in edizione limitata, è una Coca Zero innanzitutto, e ha un sapore in edizione limitata, si chiama Movement Limited Edition Flavor, però non dice qual è il limited edition, cioè è questo che dovete scoprire. Di cosa sa? Io ho visto dei video che l'assaggiavano. Cioè, in realtà uno non ho visto. Sono sincera, non mi ricordo che gusto hanno detto che gli sembrava. Forse caramello, popcorn, non lo so. Comunque, l'odore è dolcissimo. Io per un momento pensavo, quando ho sentito appunto che dicevano che era dolce, che era Coca-Cola alla vaniglia. Infatti non mi ero messa neanche a cercarla. Poi un giorno sono capitata da Audi Store e c'era lì una cesta piena. Quindi ho detto, ma sì, prendiamola, la mettiamo nel video. Proviamo. Per me questa è Coca-Cola alla vaniglia, semplicemente. È dolcissima, non mi piace, non mi piace per niente. Ora vado a leggere negli ingredienti se c'è scritto. Non c'è scritto, c'è scritto solo aromi. Non mi piace, cioè, è troppo dolce. Coca, a parte che vabbè, adesso è calda, mi piace anche magari metterla in frigo, un po' dissetante. Però questa anche perde tutto il suo potere dissetante perché è così dolce. Secondo me berla tutta stomaca da morire. Però non riesco a capire cosa sa. Per me anche l'odore è vaniglia. E se davvero fosse così, cioè, ci fate un gusto in limited edition e riutilizzate la Coca-Cola alla vaniglia. Però potrei sbagliarmi, eh. Questo è quello che sente il mio palato misto a yogurt e barrette dietetiche. Quindi, con questo è tutto anche per questo video. Anche oggi ci siamo assaggiate delle novità. E devo dire, forse stavolta non abbiamo trovato chissà quali chicche. A volte le troviamo, eh. Forse è il video assaggio un po' più deludente che io abbia mai fatto sul canale. Non lo so, fatemi sapere anche voi nei commenti. Però le novità sono un rischio. Non è che vai sul sicuro e dici, ah, quello lo prendo perché so che è buono. No. Questo è bello, no? Comunque, io vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale e di attivare la campanella se ancora non l'avete fatto, per ricevere una bella notifica ogni volta che c'è un nuovo video, e di lasciare un like se i video assaggi vi piacciono. E fatemi sapere anche se questa location vi piace, se la luce c'è stata, e così so quando c'è il sole di mettermi qui. Vi ricordo anche, come sempre, di seguirmi sugli altri miei social, Instagram e TikTok, per vedere tutti gli altri contenuti che qui su YouTube non carico, perché magari sono cose più rapide e metto lì, insomma. Io vi mando un super bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!